Quella di domenica 29 maggio sarà una giornata di incontro e di preghiera per i ragazzi che durante quest'anno pastorale, cioè da settembre 2021, hanno ricevuto la prima comunione e la cresima. Circa 2000 infatti bambini e ragazzi a cui si rivolge l'invito in tutta la diocesi, che si divideranno tra Caltanissetta, San Cataldo, Santa Caterina Villahermosa e Mussomeli. Nel capoluogo nissene, insieme ai catechisti e agli animatori, i giovani si incontreranno nelle parrocchie di San Pio X e Sacro Cuore. Dopo un primo momento di festa e di riflessione sul messaggio del vescovo, si sposteranno in corteo verso la cattedrale, dove verrà celebrata la Santa Messa alle 12, presieduta dal vescovo della diocesi nissena. Nei vicariati, che coinvolgeranno anche i giovani dei comuni limitrofi, le messe saranno celebrate dai vicari foranei alle 11:30 nelle chiese di accoglienza, e cioè Santa Maria di Nazareth a San Cataldo, Cristo Re a Mussomeli e la Chiesa Madre a Santa Caterina Villahermosa. È un segnale di grande speranza e vogliamo riprendere questa attività che vede protagonisti i ragazzi di prima comunione e cresima. E dopo 3 anni vogliamo avvicinare nuovamente i nostri ragazzi alla cattedrale perché è il luogo simbolo in quanto la sede del vescovo e soprattutto dare visibilità della nostra gioia, perché siamo la Chiesa della gioia, la Chiesa dell'amore, la Chiesa della misericordia. E per quest'anno abbiamo pensato di celebrare l'evento nei 4 vicariati, per cui ci saranno i ragazzi a Caltanissetta in città, qui al Sacro Cuore come a San Pio X, e poi a San Cataldo, Mussomeli e Santa e Caterina Villahermosa. È il messaggio, lo slogan dell'evento, di questo voi siete testimoni. Partendo da una pagina del Vangelo, il Vescovo ha lanciato un messaggio di speranza ai ragazzi, i quali si incontreranno su queste tematiche, perché siamo testimoni di gioia, testimoni di speranza, e poi insieme in cattedrale a mezzogiorno parteciperemo alla messa presieduta dal nostro Vescovo Mario Rossotto. Un segnale di grande speranza e di ripresa per la nostra diocesi.